Salve a tutti ragazzi e un saluto da Andrea Mereu. Allora, nuovo video, ovviamente dedicato come sempre ai colori rosso-blu, perché anche oggi volevo farvi avere la mia voce sulle tematiche del castello. Si rincorrono sempre le solite voci, in realtà, e allora ne voglio parlare in funzione di una indiscrezione che in realtà è da qualche giorno che sta circolando sui vari quotidiani sportivi vicino al Casteddu. Anche oggi leggevo un articolo, in realtà vi ho già detto un po' in merito che cosa ne penso, ne ho parlato durante la live del lunedì, però giustamente preferisco trovare questo spazio di pochi minuti per potervi dire veramente che cosa penso. Sto parlando del presunto pressing asfissiante che la SPAL sta facendo al Cagliari per poter acquisire Federico Melchiori. Allora, Federico Melchiori, ragazzi, lo conosciamo, è un attaccante che ci ha fatto vedere delle cose molto interessanti da quando è arrivato al Casteddu, anche se ovviamente è stato molto sfortunato, ma tutta la sua vita è stata sfortunata, è stata costellata veramente da episodi, al di là del fattore campo, del discorso calcistico proprio a livello generale, ha dovuto fronteggiare delle avversità veramente dure, difficili, e quindi il rispetto ovviamente per Federico, oltre che sul piano calcistico, credo debba essere principalmente sul piano umano, perché è un lottatore, è un guerriero, è un ragazzo che ha dimostrato sempre grandissima forza di volontà, perché ha voluto sempre combattere, ha combattuto contro le avversità che si sono presentate davanti e ha sempre dimostrato grande carattere. Nonostante abbia giocato pochissime partite l'anno scorso, perché purtroppo lo stesso infortunio che l'aveva bloccato qualche mese prima si è fatto di nuovo presente, si è ripresentato, nonostante questo in quelle poche partite ci ha fatto vedere delle cose molto importanti. Io dico ragazzi questo, Federico Melchiori non si tocca. Non si tocca, va confermato assolutamente. Dico subito che l'attacco è uno dei reparti, anzi è l'unico reparto in questo momento del Cagliari che non ha bisogno di nessuna modifica particolare. Gli attaccanti che abbiamo vanno più che bene. Ho già detto che l'unico forse da non confermare sarebbe Niccolò Giannetti, ma per quanto riguarda il resto vanno assolutamente confermati, e lo stesso Federico va confermato, perché questo è un attaccante, ragazzi, completo, moderno. E se quest'anno trova la condizione fisica giusta e soprattutto non è sfortunato come è stato sfortunato fino a questo momento, questo è uno che ci può fare la differenza, perché ovviamente tutti noi auspichiamo, e io sono il primo, che Marco Borriello possa continuare ovviamente nel trend positivo, che anche il prossimo anno possa magari segnare un 15-20 gol importanti. Però dobbiamo mettere in conto che giustamente Marco Borriello incomincia ad avere una certa età, lo sappiamo, e quindi per motivi X può darsi anche che il prossimo anno magari invece di farne 15 ne fa 5, 6, 7, non lo sappiamo. Abbiamo dunque bisogno assolutamente nel reparto offensivo di attaccanti che siano in grado di segnare, perché comunque, ripeto, questa è una cosa molto importante. Federico può sicuramente essere fondamentale. E quindi, visto che sta recuperando la condizione atletica e tutto il resto, ora sicuramente reinizierà il ritiro con i compagni, per quel che ne so, questo è molto importante, noi non possiamo assolutamente permetterci di lasciarlo andare via. Federico merita una seconda opportunità, l'anno scorso ha avuto la prima opportunità in Serie A con il Cagliari, merita una riconferma con il Casteddu, perché veramente è un attaccante che ci può far veramente comodo. Perché secondo me, se becca l'annata giusta, e io credo e auspico che il prossimo anno sia l'annata giusta, può veramente fare la differenza. Quindi no a Federico Melchiori alla spalla, a una cessione alla spalla, a qualsiasi altra squadra. Federico rimane a Cagliari perché è fondamentale, assolutamente. Questo è il mio pensiero, ovviamente come sempre ragazzi voglio sapere che cosa ne pensate voi, quindi fatemelo sapere commentando sotto il video, quindi con un commento. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, condividete il video a più non posso, e ovviamente noi ci vediamo presto con un altro intervento. Un saluto a tutti, forza Casteddu a tutti i tifosi del Cagliari, e vi mando un grosso saluto, ciao ciao!